depositi di stanza e negli stanza palesi tutto quello che è chiaro che vuoi che arrivi alla controparte. Poi mandi delle comunicazioni informali riservate al solo mediatore, e ecco perché serve la funzione del segretariato. No, riservate. C'è un rischio che, non avendolo detto, il mediatore possa impropriamente, come dire, quindi no, riservate. Io informo, peraltro, ai fini di una di favorire l'adesione alla controparte, vi do le seguenti informazioni riservate. Però è importante la funzione del segretariato, perché se io le mando alla segreteria e la segreteria non parla col mediatore se non il giorno prima del primo incontro, tutto questo non serve a niente. Quindi non appena arrivano devo mandare o su una sorta di Dropbox oppure subito per mail al mediatore, non so come, questo è uno strumento organizzativo, ma il mediatore deve essere a conoscenza di come si sta costruendo questa dinamica comunicativa, altrimenti noi arriveremo al primo incontro e la slide sugli stili comunicativi l'avremo avanti, davanti ai nostri occhi soltanto al primo incontro, e quel primo incontro tendenzialmente ci dirà che prevalentemente sono tutti conflittuali nella rappresentazione delle proprie posizioni. E se poi questo primo incontro dura un quarto d'ora con un verbale negativo dopo 25 minuti compreso il tempo dedicato alla stampa dei verbali, possiamo sostanzialmente dire, se vogliamo essere onesti intellettualmente, che non si è mai tenuto. Non si è mai tenuto. Il primo incontro di mediazione, di programmazione, che si chiude senza essere entrati in mediazione, che non duri un'ora e mezza, tre ore, non è stato fatto. Perché vuol dire che tutto ciò che riguarda le dinamiche di comunicazione non l'ho minimamente esplorate. E quindi quando le parti hanno palesato la loro simmetria, tornando alle slide di prima, prendo atto che simmetria uguale stili contrapposti, no, stili omogenei applicati nel medesimo contesto generano la contrapposizione, win-lose, quindi non ci sono gli elementi per mediare. Verbale negativo, non ho fatto niente, ma proprio niente, perché il primo momento nel quale io devo iniziare a mediare è sull'accordo di entrare in mediazione. Quella è già una prima mediazione, e quindi io devo fare una mediazione nella mediazione durante l'incontro di programmazione. Durante l'incontro di programmazione si fanno le separate se servono. Certo, se le parti sono già propositive, arrivano e dicono no, conosciamo già tutto, ci conosciamo pure, perché magari poi i mediatori e gli avvocati potrebbero anche conoscerci, vogliamo proprio vivere, entriamo già nel merito, così almeno vogliamo vivere benissimo, non serve formalizzare dei passaggi inutilmente, però sono momenti assolutamente... Perché poi sì, in realtà si protraggono per tutta la procedura. Poi tu li riporti e li riprendi per tutta la procedura. Anche perché mi veniva da dire, rispetto a questo passaggio del rapporto con la segreteria, quindi della co-costruzione, no? Di uno spazio dentro cui poi si eroga una mediazione, che quando si è in conflitto le persone riescono a individuare tutti i punti deboli della struttura cui si sta organizzando. Cioè, certo, hanno un fiuto particolare, per cui nel momento in cui dovesse esserci una fatica nella comunicazione tra la segreteria e il mediatore, che si aprono dei varchi, quel conflitto in cui io sono neutro, fino a quel punto sono neutrale rispetto alle parti, rischia di coinvolgere anche me. Quindi è molto delicato. Se il mio obiettivo è, senza ancora aver apprezzato il procedimento, perché magari non l'ho conosco, perché l'incontro di programmazione deve ancora gestirsi e quindi non lo so, sono arrivato per l'idea di far fallire la procedura, la prima cosa che faccio è delegittimo la procedura stessa. E se io invece ho avuto un lavoro all'unisono tra la segreteria e il mediatore, questa delegittimazione trova meno spazio. Abbiamo la pubblicità, però visto che come in televisione ci tengono seduti, no? Il tempo di andare in bagno, tornare un attimo, poi però tornate davanti al televisore, perché il mediatore unico collegio mediatori e problemi, opportunità di interazione tra i componenti del collegio, se c'è un collegio, oppure sul mediatore unico il tirocinante. Mediatore unico tirocinante, quando spesso il tirocinante è una persona che magari ha 30 anni in più del mediatore principale, sono delle dinamiche delle reali nazionali da tenere in ballo. Se può interessarvi, dopo la velocità, siamo qua con me.